sì, stiamo ovviamente aspettando di sapere l'esito dell'autopsia, autopsia che però copre solo una parte di quello che noi vogliamo capire. Vogliamo capire perché era qui, vogliamo capire perché era stato rinchiuso nell'ospedaletto. L'ospedaletto non è previsto da nessuna normativa, quindi nell'esposto l'abbiamo scritto, credo che porre una persona in una situazione di detenzione deteriore rispetto a quella che prevede la normativa è un sequestro di persona, comunque è un reato. È da tempo che lo stiamo chiedendo, non è la prima volta che ci sono dei morti nell'ospedaletto. 2 anni fa è morto Faisal, è stato abbandonato per 5 mesi e mezzo nell'ospedaletto e nell'ospedaletto c'è morto Faisal. Musa è stato sbattuto nell'ospedaletto e nell'ospedaletto c'è morto. Credo che sia ora veramente di comprendere se questi posti sono legittimi, se sono gestiti in maniera legittima e se questo non è di chiuderli. Credo che si debba avere il coraggio anche di chiedere con forza la chiusura di questi posti che sono ormai al di fuori di ogni controllo. Lei arriva da dentro, com'è la situazione? Arrivo da dentro, ho fatto un'udienza di convalida, devo dire per l'ennesima volta, purtroppo, e lo dico con assoluta serenità e chiarezza, i giudici di pace rinunciano alla loro funzione e si limitano a un atteggiamento notarile, cioè la questura chiede la proroga, qualunque eccezione viene fatta non viene neanche recepita sostanzialmente, e il rigetto è semplicemente perché la questura ha chiesto di far tenere ancora quella persona lì dentro. Anche questo credo che sia uno scandalo, anche questo deriva da una volontà precisa politica di anni fa del governo di destra in allora di dare ai giudici di pace, per dare un significato politico anche di poca importanza di questa cosa. Non credo che sia più possibile tollerare che un giudice di pace, che un giudice non togato decida della libertà delle persone, cioè del bene massimo che le persone hanno secondo la nostra Costituzione. Costituzione che si applica agli italiani e ai migranti, che siano regolari o che siano irregolari. Magari lo possiamo dire che è confermato il presidio di venerdì 4 giugno Sì. dalle ore 16 in Dalle ore avanti 16 in avanti davanti alla e prefettura. almeno dal mio punto di vista è anche significativo che questo presidio nasce da una precisa volontà, da una precisa presa di iniziativa delle associazioni di giuristi. È il mondo del diritto che ha detto basta, che ha detto non possiamo più tollerare questa violazione sistematica del diritto. Legambim, l'ASGI, Antigone, Strali, tutte le associazioni, anche l'Osservatorio della Carcere della Camera Penale, tutte le associazioni che si occupano di questo, l'ASGI, eccetera, hanno deciso di mettersi insieme per convocare questo presidio. Chiediamo ovviamente che questo presidio non sia solo del mondo del diritto, il mondo del diritto ha preso l'iniziativa e chiediamo a tutti di partecipare dei segni. Posso fare una domanda? Gli estremi che conosciamo qui, il divieto di dare telefonini, succedono in tutti i CPR in Italia o Torino ha un particolare primato? Torino diciamo che è molto deregolato anche rispetto ad altri, anche come struttura è forse una delle peggiori. La questione del telefonino è una decisione che arriva dal Ministero, quindi evidentemente insomma, è il Ministero che ha deciso di impedire la libertà di comunicazione che c'è scritta nella legge, quindi viene di fatto violata anche in questo caso la legge, e un'attenzione assolutamente trasversale. Non è un discorso politico. Il governo che c'era prima non ha fatto niente di diverso dal governo che c'è adesso, quindi non è un problema di destra, sinistra, centro, è un problema di precisa volontà politica di tutte le maggioranze di violare i diritti dei migranti, anche di quelli che sono stati.